proposito, io sono Cennio Carvani, barbaresco della selva nel Palio di Luglio. Ma agosto avrebbero cambiato. Lo ammetto, ha ragione, gli ho dato solo 5 lire di mancia. Ma io ci avevo bisogno di quei soldi. Oh, io col Venturino nella vita, Che pensate, che i soldi siano importanti? In quei tempi lì era magra, ve l'assicuro, era magrissima. I giorni successivi al palio furono drammatici e come in tutta Italia, anche a Siena, avvennero disordini e saccheggi dei negozi come protesta contro il caro viveri. Ad agosto la città aspettava il palio, anzi due. Una raccolta di 2500 firme tra i contradaioli, insieme all'insistenza dei commercianti, degli allevatori e dei falcaioli, aveva convinto il comune a programmare una seconda carriera il 17 agosto. Bubola era entusiasta, lo sentiva che avrebbe vinto almeno un palio. Quest'anno d'agosto si corrono due pali. Uno lo vinco di sicuro, vedrai, sono uno dei fantini più in voga in questo momento. E poi ve lo dico, ve lo ripeto, io ho bisogno di guadagnare qualche cosa, perché di questi tempi è dura, è parecchio dura. Finalmente arrivò il palio di agosto. Il giorno della tratta alla selva toccò Stellina e alla Fertuca Mozza, detta anche la Scudata. Erano i due cavalli migliori, bomboloni, che a luglio non avevano ben figurato, ma tutti ne parlavano bene. La dirigenza della selva pensò immediatamente a Bubolo. Ma Bubolo fece le sue considerazioni economiche e andò nella Tartua dove aveva vinto 5 anni prima. E le feci le mie considerazioni, è normale, no? La Mozza era una cavallina brava, precisa, insomma mi garbava parecchio. E per di più, con i dirigenti della Tartua ci si era messi d'accordo per un bel compenso. Perché te lo ripeto, forse non si è capito, ma soldi sono soldi, miei hackeri. La selva dovette ripiegare su Chiccone, che aveva già vinto nel 1901. Bubolo voleva far capire a tutta Siena che era lui il vero fantino e alla prima prova fece cadere il pelle al casato. L'atmosfera si surriscaldò immediatamente. I selvaioli erano furiosi. Mi chiamo Augusto Mazzini, ero tenente della portata della Tartuca. Si sapeva bene tutti che fra Bubolo e Chiccone non correva buon sangue, infatti alla prima prova cadde. Fatto sta che dopo la prova si incrociava per strada e Chiccone era con un gruppo di serbaioli e subito lo rimproverava il fatto che cadere il proprio fantino. Addirittura ci fu qualcuno che indicato gli disse: vada Bubolo, ce la pagherai, e promise di denunciarla al distretto. Sappiamo bene che Bubolo era militare a quel tempo e non poteva correre. Questo stava a indicare che gli avrebbero fatto pagare lo sgarbo facile. I selvaioli capirono che ci voleva un fantino esperto per competere con lui. Quindi scesero al Furi e montarono Alfonso Lenichetti detonato. Sembrava tutto sistemato. Invece la Tartuca aveva organizzato il suo piano comprando il Nappa. Qualcuno però informò i selvaioli della manovra e si tramava i loro danni. E la mattina del 16 Bubolo non trovò più il Lenichetti. Al suo posto c'era il Furi detto Randelloni. Di professione vetturino, ma conosciuto per la sua abilità nel compiere scorrettezze e provocazioni, poche nel palio ma tante nelle altre corse. E infatti la mattina della provaccia avvenne il fattaccio. Sono Furi Edoardo, detto Randelloni. Mamma lo vorrei sapere anche io ieri. Ho 36 anni, nativo di Santa Fiora e residente a Montalcino. Ora vi racconto come sono andati i fatti. La mattina del 16 d'agosto, per la provaccia,
io montavo per la Silva e il Mantovani alto per la Tartura. Io lo sapevo che non si poteva usare le mani, infatti non ci sapeva nemmeno lo sudicio. Partì in testa e quando videri la Tartura dietro tentai una parata che tutti si sapeva essere lecita. Il Mantovani, che aveva un cavallo più veloce del mio, quando mi superò alzò un braccio come per colpirmi, ma io avevo fatto una semplice parata, lecita, anche se era solo la mattina della provaccia. Brutto bugiardo schifoso! Sei stato te a pigliarmi per le briglie, e io ti dissi, vigliacco, che chiappi! E ti dette anche una manata! Bravo, bravo, e non ti vergogna a darmi una manata? Io a te le briglie non te le ho mai prese! Ma vai, vai, sbrogliaio! Quando scesero dal cavallo, i due si azzuffarono e la mischia subito degenerò. Frustini e bastoni da passeggio cominciarono a roteare nell'aria e sulle teste dei poveri malcapitati. La cosa si poteva far seria e pericolosa per tutti. C'era poi il rischio che la sera si replicasse un episodio simile. Mi chiamo Nello Periccioni, sono il barbaresco della terra. La mattina della provincia, quando vidi che le tiravano, andai a riprendere il cavallo della Tartura. Randellone mi vide e alzò il bastone contro di me, ma siccome un coglione, io parai facilmente il colpo. Ma che bastone era solo una giannetta! Sì, sì, ma insomma, io presi ma una bella bastonata. Forse fu il Lorenzetticino, il mancino della Silva che me l'ha detto. Ma insomma mi ruppe la paglietta, la mia paglietta nuova, che ci teneva anche parecchio. E detto fra noi, mi era costata un occhio. E poi, a che modo sarebbe io portassi, parassi la mattina della provaccia? Eppure te lo sai. E lo sai come si porta il cappello, anzi, la paglietta. Io lo so qui che cercavi, te cercavi buio. Ma che buio è buio? Io feci quello che dovevo fare. Via, a proposito, bastava nominarlo, arriva Lorenzetti. Dov'è Lorenzetti? Quando mi hai conciato la paglietta? Io buono fra la paglietta, ma quanto la fa lunga la paglietta, e prima è andata peggio. Allora, io sono Gino Lorenzetti, il mancino. Appena vidi che Fantini si le dava un bubolo di randellone, io trasformo nel mezzo, cercavo di dividere. Mentre ero lì, mi sentii arrivare un cazzotto qui dietro, proprio fin nel collo, un dolore lancinante, c'avevo in mano un frustino. Verga, gli di una paglietta, boom! Deve essere stata sua, mi fa dire, la tua. Subito tutti mi vennero addosso. Che feci? Io cercai di mettermi in salvo e andai subito nella cappella. E arrivano tutti i selvaioli, successe una scazzottata incredibile. Dico la verità, io per la provincia non avevo mai visto una scazzottata a quel modo. Fu bella, bella grossa, meno male io ero dentro la cappella. Comunque voglio dire un'altra cosa. Bubbolo era soldato, non poteva correre. A voglia di lui non poteva correre. Con questo ho detto tutto. Bravo! Verbale del direttore di polizia Amerigo Pellegrini. Questa mane, nella corsa prova della 10 contrarie, al terzo giro, alla svoltata del casato, il fantino della contrada della Selva, Furio Edoardo, si è sporto, non già con la sola spalla, ma in malo modo e con tutta la vita, sul petto del fantino della contrada Tartura Mantovani d'Alto. E a quanto affermerebbe questi, gli avrebbe tenuto il braccio ed anche la briglia del cavallo. Questi, per divincolarsi dalla stretta, ha alzato la mano verso il viso del fantino Furio
che ne è rimasto colpito senza però riportare alcuna ferita. Per quello che io posso scienziosamente affermare, ritengo la provocazione sia avvenuta per parte del Furi, ma che il Mantovani abbia ceduto nel difendersi ed è indispensabile, anche per l'imminenza del palio ed in prossimità di un altro palio, che l'amministrazione punisca i colpevoli, tanto più che dopo il fatto avvenuto poco fa, l'aspetto della piazza, di solito tranquillo dopo la prova, pareva cambiato completamente e divenuto un vero campo di lotta per la parte che gli hanno preso molti fra i presenti. La giunta, immediatamente convocata, decise di squalificarli entrambi per 2 anni, con decorrenza immediata. Per Bubolo era sfumata l'occasione d'oro. Correre 2 pali e mettersi in tasca quei soldi di cui ne aveva tanto bisogno. Ne rimase tremendamente colpito e non se la sentiva ad accettare un verdetto così duro. I dirigenti della Selva invece erano riusciti nell'intento di liberarsi dell'avversario più temibile. Maremma Maiala! Mi hanno dato 2 anni di squalifica! 2 anni di squalifica! E ora è un casino grosso! Come può farmi levare la squadra? Io mi devo far levare questa squadra. Se no io che mangio? Che mangio io? Bubolo seppe della sua squalifica a Castelvecchio. Era preoccupato. Il danno subito era considerevole. Mentre si arrovellava per la giusta squalifica, vide arrivare suo fratello Renato e 2 cugini, Azrael e Aporema. Aporema, ci sei anche qui, Aporema? Bubolino, ma che hai fatto? Che ho fatto? Stamattina Randellone mi ha preso per le briglie e gli ho dato una malata, mi hanno dato 2 anni di squalifica. Lo sapevo io, Randellone l'ha diviso di prendere la maglia e l'altro 2 del 15. L'ha fatto anche a Capiglia. L'ha fatto anche a Capiglia. E ora è fatto. E ora è fatto. E ora è fatto. Pensavo di cercare Randellone, di mettermici d'accordo e di levare questa squalifica. Sarà difficile, eh? Sarà difficile. Ma la smetti di ripetere tutto quello che dico io. Che vuoi? Non si può dire niente con te. Insomma, bisogna risolvere la questione. Bisogna risolvere la questione. Ma la finisci! Dai! I miei cugini si erano preoccupati. Non ci sembrava una cosa normale lasciare solo Aldo quel giorno di fanatismo. Perché noi siamo un cemento. Tu è bravo, una brava persona, tranquillo, ma è Fumino. Dio mio, quanto è Fumino. Bastava niente per farlo saltare come una merda, come una molla. Mentre si era all'uomo, vide un signore distinto che faceva le foto alle comparse. Dov'è Aldo? Chi è qui? Come chi è? È l'assessore Bonelli, fammi ci parla. Oh, assessore, buongiorno! Assessore! Assessore, ascoltatemi bene, vedremo. Io bisogna faccia ricorso contro la giunta, perché a me questa squalifica non mi pare per niente giusta. Ma non ti pare giusta, comunque. Hai dato una manata al bandino della Selva, l'ho fatta a Cazzotti, la Selva e la Tartura. Ma ti sembra poco? Ma sì, mi sembra poco, perché nel palio queste cose succedono, un po' d'animosità, sì. Succedono queste cose. In questi tempi queste cose non devono succedere. Ma io come posso, insomma, io sono disperato, se non mi si leva a tasparire, io che mangio, io col vetturino. Ascolta, facciamo una cosa, c'ho un'idea, vo giù nella Silva, vo cercare di chiarirmi un randellone e magari ci si leva a tasparire un pochino così, alla vecchia, eh? Lei ci provi, Pumpolo, ma la vedo difficile. Ma io ci provo. La vedo difficile. Ragazzi, andiamo. Non ti fare illusioni, la delibera della giunta è regolare, è difficile te la hanno. Assessore, bisogna risolvere la questione. Bisogna risolvere la questione. Gingillonio. Il gruppetto scese le scale e andò diretto verso la stalla a cercare Randellone.
Già. Insieme avrebbero cercato di trovare il modo più adatto per farsi revocare la sua politica, ma la Selva aveva già fatto la mossa vincente. Decise di montare il moro, babbo dell'ultimo Ganascia. Mentre si avviavano verso la Selva, ebbero un incontro. Ulisse, che ti porta da bere? Che mi può portare a quest'ora? Un tè, una camomilla? Portano un bel botto di rosso. Un botto rosso te l'ho portato. Poscia! Che vorresti? Vai, vai! Vediamo! Tortoli Ulisse, gli anni 70, nato a Siena, sacrestano della Chiesa della Selva. Il 16 d'agosto assistenti alla benedizione del cavallo. Quindi poscia, mi tocco restare nei locali perché... Perché dei forestieri volevo venire a vedere quali vinti. Poscia, mi prese un pochino d'azzurra e andai all'osteria dei vinti a prendere un botto di rosso. E poscia ne bevi anche d'oltre. Poscia, ne avviai verso il Duomo passando dalle scale di San Gerolamo. All'altezza del palazzo arcivescovo mi vennero incontro equipaggi che venivano verso la Selva. Mi accerchiarono e me ne dettero. Poscia arrivarono anche le guardie e poscia mi portarono a guardina. Come si dice, becco e bastonato. Io con questa storia di Francesca non c'entro niente. Io capisco perché mi hanno chiesto anche il mio nome. Poscia! Il gruppetto scese quindi le scale e andò direttamente alla stalla, ma il randellone non c'era più. Avendo la Selva deciso di montare i leoni, che era lì presente insieme al barbaresco. Che porta da bene, Ulisse? Un caffè per favore, via! Ma tanto non so se fare! Un caffè! L'ho finito? Allora portami un tè! No, non un tè, non c'ho la mia vinghittella! Allora, il vino ce l'hai, per forza! Il vino ce l'ho, è più bello buono! Meno male! Mi chiamo Chiassai Dante, di anni 38, professione arrotino, indifferente barbaresco della Selva. Il 16 agosto, verso le ore 16, io mi trovavo nella stalla, appunto. Se non che 7-8 giovinastri, muniti di ciannetta, mi si sono presentati alla porta. Tra cui c'era anche il mantovani detto Bubbolo. Fu proprio lui a rivolgermi la parola per primo. Dove è il randellone? Randellone non c'è, si monta al moro, te l'ho detto mille volte, non lo trovo anche. Ma io ho bisogno di parlare con il randellone, ci avviciniamo a mettere la corda, capito o no? Che gonfa? Si monta al moro, non c'è il randellone. Trovami il randellone perché qui si spacca ogni osso. Oh, calmo, t'ho detto non c'è, qui non lo trovi. Allora, facciamo una cosa. Intanto si va a vedere giù in società se si trova. E poi si guarderà che viene fuori. Ma te va dove ti pare, tanto ha fatto le valigie, non lo trovi. Può vedere che si... Può vedere che si... Averardo Pernini, anche in quel paio d'agosto ero mangino della Selva e dopo la benedizione mi intrattenni fuori dalla chiesa, lì all'inizio di via Franciosa, proprio davanti a dove era la stalla, alla società. E mentre aspettavo che arrivasse il momento in cui si sarebbe corso il palio, vidi giungere un
gruppo di giovinastri dall'aria tutt'altro che rassicurante. Dai volti traspariva evidente la mala intenzione, e soprattutto la mala intenzione traspariva anche dal fatto che avevano tutti in mano un bastone, che non era un buon segnale. Tutti ad eccezione di Bubbolo, e mi si fecero immediatamente d'incontro con l'evidente intento di attaccare briga, tant'è vero che ricominciarono con la vecchia storia secondo la quale io avrei denunciato Bubbolo al distretto militare, in quanto lui come militare non avrebbe potuto correre il palio, eccetera eccetera. Ma dalle parole ai fatti la cosa fu molto rapida, e io presi immediatamente un bello schiaffone, e l'unica cosa che potetti fare fu quella di rinchiudere dietro di me la porta della società e ripararmi dalla gragnola di colpi che mi sarebbe giunta di lì a poco. E fu in quel momento che sopraggiunse Amedea, la moglie di uno degli altri mangini, Giuseppe Guideri. Io ero vicino alla società. Avendo sentito dire che Bubbolo e i suoi parenti si erano recati all'improvviso in contrada, io m'allarmai subito, stavo allerta, e mentre ritornavo incontrai questo gruppo, che sembravano parecchio malintenzionati. Allora mi rivolsi al Mantovani e gli dissi: «O Renato, ma che v'è preso? Che intenzione avete? Vi comprometterete? Tornate a casa!» Con quel mentre il Bubbolo chiamò Bellini e con lui instaurò un colloquio ma parecchio vivace. Io ascoltavo, ma non mi riuscì a distinguere nemmeno una parola. Colloquio vivace, forse non sono stato chiaro prima. Di colloquio vivace su ben poco. Presi ma una bella manata. No, sì, la tieni, guarda. Come va, Guideri? Mi sembra che oggi in questa contrada un tiri una bell'aria. Ne ho porto un bel bicchiere di vino? A porta, meno seratino. Ti porto di quello buono però, eh? Subito. Meglio un vino oggi che un sacco di legnate domani. Oh Serafino, o che ti prendi? Noi stasera si vince il palio e si infilina. Mentre sorseggiavo un bicchiere di vino, anche buono buono. Vedi Bubbolo, suo fratello e suo cugino. Costoro iniziarono una discussione con Bellini. Discussione, ripeto un'altra volta, non fu discussione, presi una manata, mi rintrona tutt'ora e ora via. Effettivamente la discussione si fece vivace, ma io dovete andare via, perché chiamato Piazzetta della Selva dai dirigenti del gruppo. Io facevo le veci del capitano, ingegner Tito Bocci da Zuccini, avevo una certa responsabilità, un ero da fuffo. Giustamente, un era mica fuffolo, lui era la persona importante, tant'è vero quando vide le cose si mettevano male, andò via ma apparecchio alla smetta. Del Calvani, posso dire, veniva tutti i giorni a mangiare dal binario, ma dentro bottega non ha mai attaccato niente con nessuno, quantunque fosse spesso un po' avvinazzato. Confermo. Buona Ricucci. Ciao. E noi. Ora tocca a me raccontare fatti. Quando si lasciò la stalla e si andò verso società a cercare Randellone, fu lì che trovai il Bernini e lo chiamai. Oh, Bubbolo, ma che cosa gira da queste parti? Ma che bella sorpresa! Vai, vai, furbo, vai! Ora sì che sei contento che mi hanno fatto squalificare, eh? Ma no, ma io, ma squalificare? Ma Bubbolo, ma l'ha squalificata la giunta! Ma che c'entro io? Ma via! Vai, vai, furbo, vai, furbo! Sei stato tutto il giorno a tormentarmi, a minacciare di denunciarmi al distretto militare, quando io ho un permesso del generale Giardino che mi permette di correre seppur in borghese. E volevo vedere pure che lei vorresse fare in divisa, ci sarebbe mancato altro che quella. Scherza, scherza!
Ma vedrai che ora te ne pentirai. Ma ascolti, Bubbolo, ora veniamo alle cose serie. Lei che parla tanto, mi spiega che c'entrava di mettere su tutta quella sceneggiata proprio la mattina della provaccia? Ah, era colpa mia? Era colpa mia, non di Randellone, è stato lui a pigliarmi le briglie. No, 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 ascolti, Bubbolo, vada a casa. Vada a casa è meglio, perché qui lei non c'è niente a che vedere. Vado a casa. Lei non c'è niente a che vedere. Allora, lo dico io. Era il 16 d'agosto e mi trovavo nella selva. Anzi, dal binaio, perché non ero più barbaresco. Schiero al binaio. A un certo punto mi arriva da lontano Bubbolo con 7-8. E non avevo l'aria molto buona. Io mi feci incontro, loro cercavano il Furi, Randellone. E io gli dissi, Randellone qui non c'è, è stato squalificato, è stato sostituito, quindi aria. A un certo punto vidi che Bubbolo si era preso il Bernini. In quel momento era il mancino della selva. E io mi misi in difesa. Poi a un certo punto vidi anche il suo fratello, cioè Seppi era il suo fratello di Bubbolo, che la mattina gli avrei rotto la paglietta e volevo anche essere rimborsato da me. Ah, capito? Insomma, andò a riferire che per far bene e feci peggio, che a panna sgagnolata di bastonate nel capo e poi ve lo racconto nemmeno. Ricevetti anche un calcio nel membro virile. Allora ce l'avevi il membro virile, No, questo insomma. Allora ce l'avevi il nervo virile, Ma che nervo è nervo? Il membro virile? Ma quanto siete ignoranti! Ascolta, vada la mamma che te lo insegna! Ma vedi, lascia sta, ci penso io! Comunque, andò così, a un certo punto mi presero a bastonate e a calci, cascai per terra, a un certo punto mi liberai e sferrai una coltellata, ma senza l'intenzione di far male e di uccidere nessuno. Presi Bubbolo e poi dice anche che ho preso il suo fratello, ma io non lo ricordo, perché in quel momento, poi una volta alzato, venni via e tornai al binario, che quella sera stessa sono stato anche arrestato. Poi, devo essere sincero, il coltello era un temperino, una coltellina da 7-8 cm che io usavo tutti i giorni per fare colazione, affetta al pane, 7-8 cm e con la punta anche tutta stondata. Meno male la consumata, perché lo chiappai la coltellata. Ve racconto io allora come sono andati i fatti, perché quando si arrivò lì nel mezzo e ci si disputava al Bernini, lo vidi arrivare Calvani, ma lì per lì me ne ero accorto, si era accesa una gran mischia. Il mio fratello Renato mi voleva avvertire, aveva sentito, c'aveva un coltello per le mani in Calvani, ma non ce la fece avvertire. Tutto insieme mi sentì una ferita al costato, il sangue che mi sgorgava in grande quantità. L'unica cosa che mi venne da fa è prendere quelle scale che da Piazza della Selva minano su Piazza del Duomo. Arrivai su Piazza del Duomo e svenni. Non l'ha detto nessuno, ma la colpa fu anche della moglie dei Guideri. Quando disse in malo modo a Bubbolo che doveva andare via perché non poteva montare nella selva, io le risposi: te non ti preoccupare, che se non ci ha montato vuol dire che ce l'ha da fare di meglio. Non è vero, io tenta Bubbolo e non doveva montare la selva, o che doveva fare lo stadio. Non è vero che lui aveva fatto la lenta con altri impegni, un certo. Ah,
continuare? Il Calvani mi vibrò un colpo all'altezza della coscia sinistra, quasi sul gluteo. Che me ne accorsi perché vidi la tasca col sangue fuori. Poi mi girai verso mio fratello, vidi che si slacciava la camicia e dal costato usciva il sangue. Germinava sangue in gran copia. Allora ci tirammo su e piano piano iniziamo a prendere le scale che mi erano addomo e andammo giù. Scusate, scusate, io non ci ho capito niente, ma si vorrebbe vedere com'è andata. A voglia. Alla vista del sangue, la rissa si arrestò. Bubbolo fu portato in ospedale e finì nelle mani dei medici. In via Franciosa era rimasta una macchia di sangue. L'osteria riaprì. Qualche amico si occupò del Calvani, che si era messo davvero nei guai. Il coltello era scomparso. Referto del medico di guardia. Ferita da taglio all'ipocondrio sinistro della larghezza di centimetri 6, penetrante in cavità, condizioni gravi, prognosi riservatissima. La selva vinse davanti alla tartura. E se! E fu una notte di festa. Bubbolo era in fin di vita e le contrade si preparavano al ballo del giorno successivo. Alle 22, mentre i festeggiamenti per la vittoria fervevano, i carabinieri arrivavano nell'osteria di via Franciosa, presero il Calvani e lo portarono in carcere. Al processo penale del 4 marzo 1920 Eugenio Calvani fu condannato a un anno e 11 mesi di carcere, ma in appello, riconosciuta la difesa, il 4 aprile 1921 la pena fu ridotta a 6 mesi. Il Calvani, seppur la condanna gli fosse stata ridotta e già scontata, non sopportava che venisse indicato come colui che aveva tentato di uccidere Bubbolo, o ancora peggio, come il selvaiolo che mise le budella in mano a Bubbolo. Eppure lo aveva ripetuto tante volte, lo aveva fatto solo per legittima difesa. A questo suo stato d'animo ne seguirono lunghi periodi di depressione. Morì 7 anni dopo, nel 1926, all'età di 49 anni. Bubbolo, invece, rimessosi, continuò la sua vita di sempre. Vinse ancora nella Pantera e nell'Oca. Continuò a frequentare l'ambiente palio, a preparare cavalli, a studiare le bombe a base di tuorli d'oro e cognac. Aveva una rimessa in Valle Piatta. Muore nel 1953, qualche mese dopo la vittoria della Selva, mentre usciva da un ufficio del centro dove aveva appena concluso una trattativa per l'acquisto di un cavallo. L'inchiesta è chiusa, l'osteria aperta, si invita tutti a bere.
Augusto Mazzini, intendente della Tartuca, dove sei? Le scenografie sono di Piero e ora ci diamo Eugenio Calipani, Barbaresco a lungo. La regia di Luciano Poesia.